Chuck numero 2, ciao bellissimi, siamo su Clash Royale, oggi sfida furia, la facciamo stranissima, perché? Perché ho dato un'occhiata alla classifica e attenzione, adesso sono preparato, è tornato il 2.8. Certo, a giocarlo è un certo Momolite, secondo player al mondo nella CRL, al momento si trova secondo. La Tesla ancora worka? Fatemelo sapere nei commenti e soprattutto fatemi sapere se devo tornare a giocare il 2.8 perché potrebbe essere un'ottima variante sempre per i deck war, chiusa parentesi. Ma non riguarda il video, infatti vi chiedo subito un like, l'iscrizione alla campanella, il codice Grax che scade e soprattutto codice Grax durante le offerte delle feste. Se andiamo alla 21esima posizione, un nuovo 2.6 fuori di testa con mini pecca pirotecnica senza fireball, log, terremoto, golem del ghiaccio, pipistrelli, scheletrini e domatore. Allora, io l'ho testato, perché ovviamente mi sono portato avanti nella sfida. Voglio finire la sfida con voi e voglio testare bene il deck. Voi fatemi sapere cosa ne pensate. È devastante, perché nella sfida ci stanno tanti tank. Noi non abbiamo però le strutture e come caspita fermo i tank a botte di mini pecca. Cioè, il mini pecca è veramente una macchina d'assalto. Attenzione, se parte. Non vorrei perdere... Ale, l'abbiamo subito perso, però c'è un log e quindi lì si pulisce. Precise. L'inizio non è male per niente. E se il mini pecca, ragazzi, connette. Porca miseria, questo c'è il domatore però. Mini pecca messo, mi sono pure sbagliato, l'ho messo troppo dietro. Ma comunque riesco a colpire il domatore in attacco. Vai di danni! Raga, buoni, guardate il mini pecca, eh. A parte ha messo il cannone più brutto della storia del mondo, non so che cannone ha messo. Comunque, hit a destra, a sinistra, 1183, 1802, tutto bellissimo. Ripartiamo, vede domatore. C'è un log, lui però ha il cerbottaniere, quindi aspettiamo. Più l'eventuale Goblin Gang, anche quella... raga, non so che fare! Non ho strutture! È un deck tanto strano! Siamo comunque in vantaggio, più o meno... E lì non mi conviene. Non viene fa così perché se mette il cerbi non riesco a fermarlo. Namo, domatore. Stavolta vado dei log a destra e pipistrelli di qua. Buono quel cannone. Cioè tipo c'ha... Che è? Un 2.6 anche lui strano. Ci ha fatto molto strano. Metterei pirotecnica. Scheletrino goliardico. Perdo la torre a destra. Cavolo ragazzi, la prima registrata è sempre difficilissima. Però magari in per 2, che in realtà non è in per 2 perché è un 2,7, se non ricordo male, possiamo fare la differenza. Il pirotecnico dovrebbe tornare indietro. Speravo in uno switch un pochino più importante. Buono il log, questi sono tanti danni. Ok, mi sono portato avanti de brutto. 588, 865. Muy bien. Devo solo difendere le incursioni dell'avversario col domatore. Giusto? Mi sbaglio, non penso. Tanto andiamo a destra e ci assicuriamo la torre. Da paura quella valchiria sbagliata. Potevo mettere la Terry, l'ho messa male in ritardo, ma ormai è andata. Perché non hitto. Qui andiamo a mettere dei pipistrelli per togliere il magarciere. Mini pecca, scheletrino, cerbottenere che va giù. Domatore, tanto a destra c'ho un sacco di danni. Terremoto in predict. Mamma mia. What a spettacolo. Peccato che non ho fatto la torre. Occhio, stiamo andando avanti, ma non abbastanza. Io direi golemita, mini pecca, log. Facciamo tornare tutto indietro di un secondo. Ho tolto lui, domatore a destra. Occhio perché deve andare a torre, se no ragazzi è finita, Comunque de là mi sa che... Ma ha salvato la pirotecnica! Se non avessi hittato la pirotecnica l'avrei persa, vedi Collidis! Abbiamo vinto! Sì! Pirotecnica incredibile, non me l'aspettavo. Buona la prima, è andata bene. È un deck mattissimo. Cioè io lo sto a testare nella sfida forse più matta. Se avessi messo il deck di Ciccio via a pizze tutti. Però è divertente, cioè è proprio super dinamico. Radical, Spagna. Se va con arciere pirotecnico. Ho messo, lui c'ha lo spiritello curativo. E io sto ancora a aspettare like sul video di ieri per l'eventuale... No, Armastino, raga, ho tolto il certificato. No, raga, ho tolto il certificato. Ho tolto il certificato, ragazzi. Mi sa che qua si parla de Mastino Lavico. Me l'ho carimento. No, sono maiali. Forse anche peggio perché non c'ho niente per fare danno multiplo. Solo la pirotecnica. I maiali sono tostissimi qua. Cavolo.
Come faccio a fermare i maiali? Con log. Mi pecca che non arriva, giustamente. Io potrei andare però a pushare forte. Aia. Mucho dolor. Però la Terry ci sta, il log ci può anche stare. In questo modo so uno e due. Di qua mi bastano, credo, dei pipistrelli goliardici. Maiali incredibili, raga. Mo come caspita faccio? Andoli, faccio danni che non c'ho la fireball. Proviamo, proviamo. Mi arrangio magari in per due. Questo deck era fantastico con la fireball. Cioè, se ci mettevo la fireball, magari una hit. Facevo dei danni clamorosi. Toglievo tutto. Fa le machine che non so come difendere. Spiritello, non posso tirare ovviamente il log, altrimenti non lo racconto. E so troppo in ritardo. Non va bene! Aiutatemi! Please help Grax! Ok, quello è un ottimo domatore che fa solo un danno però. Se recupero pure questa, entriamo nella storia, eh. Lui non dovrebbe avere tantissimi elisir. Io vado ad assicurarmi la torre a destra per forza. Non credo abbia già, girato la situazione. Quella è torre per me. Faccio così. Maiali. È una terremoto. Non so che fare, caso sincerissimo. No, questa è veramente impossibile. Cioè, non c'è 2.6 che tene qui. Cioè, il mio 2.6 la potevo giocare, era già counter, ma senza la fireball. Come fa quel ragazzo a essere 21esimo al mondo? Non lo so. Secondo me è un miracolo che sono riuscito a fare almeno una torre. Era meglio a sto punto un tank, perché col tank il mini pecca te lo prosciuga. Gliela lascio. La surrendo io, la surrendo live, perché non è assolutamente cosa. Tranquilli, andiamo avanti, ci abbiamo ancora i test, ci abbiamo ancora diversi tentativi, ma soprattutto il pass che ci dà tentativi infiniti. Ritorniamo, più forti di prima, let's go. Molto difficile, molto difficile. Due punti. Oh, attenzione. Domatore contro domatore, mini pecca messo, log veloce. Perché se sono molto bravo, a parte che ho fatto un danno in più. Ah, speravo in una botta del mini pecca sulla torre. Però c'ho il pipistrello, grande Batman, che porta la torre un pochino bassa. Lui ha il mini pecca, però mi sa che è diversa dal mio. È leggermente diverso dal mio, perché c'ha il cerbottaniere. Aia. Dovrei essere counter, eh? Credo. Penso. Loghettino, scheletrino. Il barbaro scelto potenziato è una belva. Questa è un'ottima giocata per me, perché ho tolto lui. Subito pipistrelli velocissimi. Ok, perfetto. Siamo comunque in vantaggio, ma non abbastanza. Ok, posso partire. Penso col domatore basta, perché lui c'ha barbari scelti. Il golem nel ghiaccio mi serve. Io gli faccio almeno un danno. Ok. Ora, questo lo fermo con gli scheletrini. Questo lo fermo formini pecca. Abbiamo difeso. Occhio però sempre a quell'altro signore là che mi va a colpire pure la torre. No situazione positiva, eh. Grazie mille per la sub in video. Grazie caro Barbari Sheltis. Insomma, devo accadere al log sicuro. Elisir insufficiente. No, Siri, ma pure tu. Ma perché sempre in video ste cose? Come si fa? Beh, questa spreca un domatore e fa 48. Non so chi sta messo peggio tra me e te. Terremoto e domatore, torre fatta. Ha sprecato un botto di Elisir per nulla praticamente. E ora calmi. Super partite difficili. Log velocissimo. Vai di log, vai di log, vai di log, vai di log. Mi serve un mini pecca lì, non voglio. Oh, mini pecca top qua. Mini pecca top. Domatore, vado ragazzi, vado. Buono per log. Vai mini pecca. Guarda le pirotecniche. Bam bam, 400 a botta, che spettacolo. Occhio lì però, perché può ripartire, eh. Eccolo. Appena mette il cerbi. Potevo aspettare col log in realtà, però vabbè, fanno così. Veramente, raga, se non vi divertite con sto deck, cambiate gioco.
cambiate gioco perché è spettacolare, difficilissimo ma spettacolare. Altra win, ne mancano tre. Dai Grax, che la chiudiamo. Abbiamo fatto comunque una sconfitta. Secondo me servirà un restart, vista la situazione, però... So fiducioso se trovo un altro campione. Barrica de Grax, non è possibile. E infatti non è possibile. Però bariletto barbarico molto buono. Ok, next partita. Era chiedere troppo. Sono sincero, era chiedere troppo. Io metterei... ritardo, mi arriva un colpo. Golemita del ghiaccio. Pirotecnica. Molto tranquilla. Lui non sta mettendo niente, penso che... Stia sprecando un po' di resir. Passa davanti. Qua non voglio tirare il log. Forse devo tirare il log perché il barile arrabbiato fa un sacco di danni. Però mi sono portato... Mazza quanti danni ho fatto io. Bene, 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 va bene. Occhio lì. Golemita. Pirotecnica. Posso già ripartire perché lui c'ha il cerbottaniere. Vado, belli miei. Buona la fireball. Ce l'ha il cerbi? Vado. Se sono fast è torre. Potevo anche non tirare il log. Bravo Grax. Falli surrendare. Vieni giù. Buttami il barile. Dovrebbe arrivare tra poco. Io probabilmente parto diretto a destra quando lui mi tira il barile. Ok. Tra l'altro ne ha tirati due, regà. Mi frega niente. Vabbè, la pirotecnica è incredibile. Come non ha fatto torre non lo so. Gli ha tirato pure le mutande. Fermi lì. Via. Let's go. Give me the three. Give me the three. La potenza del Grax occhialudo. Buona la win. Ne mancano solo due. Dai Grax Ermutanda. Via. Due. Non la voglio ristartare. Non la voglio ristartare. Il deck worka. Un giorno lo proveremo anche là. Tanto l'ho salvato. Bisogna solo potenziare tutto. Che non è poca roba. No, la cimitero no però. La cimitero no però. Tutto tranne la cimitero. Tira Dubot almeno. Mannaggia, non la tirate. Va bene. Pyro. Easy. Questo lo posso togliere io. Pipistrelli. Diciamo che può andare sinceramente very very meglio. Mini pecca prima. Ok, l'ho messo. E questo mi prende un colpo. Ma vabbè. Domatore? Cavolo. Aia. E lui c'è pure la Tesla. E mo come faccio? Bocciatore, Tesla, magarciere. Non è positivo. Golem del ghiaccio. Devo azzeccare. Tipo, lui mette il bocciatore a sinistra e vado a destra. Spero di azzeccarla così. La Tesla non ce l'ha, quindi la terremoto non dovrebbe servire. Buoni pipistrelli, che spettacolo! Fermi. Gli ho fatto malissimo. Però secondo me non è abbastanza. Ok. Peccato che ho difeso lo stesso. Mo quello come lo fermo col log per forza. Eccala, m'ero dimenticato il barile. Domatore. Quanto è difficile, non riesco a commentare. È velocissima la situazione qui. La Tesla difende. Ha sprecato comunque l'Isir. Io non voglio sprecare il mini pecca. Preferisco fare così. Mini pecca mi serve sul log rider. Stiamo recuperando, ragazzi. Stiamo recuperando. Barile clean. Domatore. Stavolta Tesla. Ok. Ci siamo. Però lui mi fa doppio danno e non è giusto. Triplo danno. Ha preso la torre. Devo difendere col mini pecca. La vincevo in quel modo lì. Invece così gli ho dato la possibilità di recuperarla. Oh my god. Ma quello... Quello non me l'aspettavo. Potete dire quello che vi pare, ma non penso che qualcuno se l'aspettava. Sta a funzionare però, eh. Mamma mia, se la vinco, ragazzi, se la vinco. Guarda quel domatore! Guarda quel log rider, sei una meraviglia! Sono fiero di te, sei uno spettacolo. Ma come si fa a non essere fieri del domatore? Match point, lo faccio solo per voi. E la devo vincere.
Non c'è trucco, non c'è inganno. Grax porta a casa il risultato senza restart. Speriamo, guarda che gufata. Quanto è bello e quanto è buono il domatore. Vai di Jolly Rari, poi li utilizzeremo anche per i Tech War. Ultimo match. Attenzione, non è che non tagliate una, non tagliate due addirittura. Non perse due. L'ultima partita non è che è scriptata, quello che viene dopo. Mi sto sentendo male. Stiamo contro Riccardo. Proviamo un push, fatto bene. Ma dato Mongolfiera, Cimitero, Gran Cavaliere e domatore. Cose mistiche. A posto, 2.6. Oh madonna mia. Non ho mai visto un'ultima partita così tanto scriptata in vita mia. Sono sincero con voi. Mai visto. Allora io provo ad improvvisare, perché il minipack a destra va. Il problema è che lui c'ha gli scheletrini. Ma se... Beh, quella fireball particolare, ragazzi. Oh oh oh, attenzione, vedo del problema per lui. Vedo dei problemi grandi per lui. Che è successo, fratelli? Te sei accorto di niente, eh? Bene. Scheletrini. Poi posso mettere pirotecnica. È sul rend? No. Grax, non sottovalutare i tuoi avversari, mi raccomando. Domatore, mini pecca. Easy log. Vai, Pyro, vai, Pyro. Bravissima. Abbiamo fatto dei danni e abbiamo contenuto i suoi danni, quindi va tutto benissimo. Potrei provare un push mettendo il golem del ghiaccio e il domatore, 1 minuto e 30. Però non so tanto sicuro perché sto in vantaggio, ho paura che poi spreco troppo e lui mi carica e mi frega la torre. Ok, questo non mi piace. Potrebbe partire mini pecca, golem dell'ice per non prendere danni sul mini pecca. Invece ho preso danni sul mini pecca, ma posso ripartire tranquillamente. Ok, vai. Deve tirare il log se vuole. Ho fatto danni ma non tantissimi. 2.6 contro 2.6. Era destino, doveva succedere. Per forza. Buono quel come si chiama? Pirotecnico. Domatore leggermente imbarazzevole. Quello me lo faccio entrare. L'importante è che non perdo la pyro e che giro un altro domatore. Ragazzi, fate come vi pare. Abbiamo chiuso 2.6 contro nuovo 2.6. E Grax l'ha fatto surrendare. Vediamo le coppe. Abbiamo finito la sfida. Fatemi sapere quale preferite tra il classico 2.6 o il nuovo 2.6, 21esimo al mondo. Molto particolare, ma secondo me questo deck worka in un'arena normale, non quella in furia, perché quella furia è logico che quelli che sono lenti sono strabustati. Non so se mi sono spiegato. Torniamo indietro, andiamo a vedere le coppe. Il signor Riccardo era un player da 6.000. Oh, onesto 6.000, l'abbiamo battuto. Vi chiedo un like, l'iscrizione alla campanella, codice Grax in the shop. Questo è il deck e questo è l'altro deck. Noi ci becchiamo oggi alle 14 con Clash, no scusate, con Brawl Stars, e stasera con Royal. Ciao!